La Calabria è stata abitata sin dalla preistoria. Il sito più antico è forse Casella di Maida, in provincia di Catanzaro, che risale a circa 800.000 anni fa. Le rocce di Prastarà si trovano su un promontorio in agro di Masella, comune di Montebello Ionico, in provincia di Reggio Calabria. Anche questo sito è abbastanza antico. Sono stati ritrovati reperti archeologici risalenti all'età del bronzo. Ma oltre al periodo remoto a cui risale, è anche un luogo mistico. È qui che fondò il suo cenobio Sant'Elia di Enna, nato nell'822 o nell'823, è noto come Sant'Elia il Giovane, per distinguerlo da altri santi che portano lo stesso nome. Egli fondò un altro monastero su un pianoro vicino Palmi, denominato Monte Sant'Elia. Il sito delle rocce di Prastarà fu anche scenario del film Il Brigante di Tacca del Lupo di Pietro Germi del 1952. Mi sono recata alle rocce di Prastarà durante una giornata uggiosa, ma grazie ai mandorli già in fiore e al panorama sul mare e sull'antistante promontorio di Pentedattilo, l'atmosfera era magica. In modo particolare, colpisce lo sguardo di chi si reca sul posto una grotta con ingresso fatto di lastre di pietre a secco.